Buonasera dal TG6. In apertura parliamo dell'omicidio di Italo De Lisa, il 22enne ucciso a Vasto. Due giorni fa si è conclusa nella tarda mattinata l'autopsia e a uccidere il giovane tre colpi d'arma da fuoco. Alfredo Primante. Due colpi all'addome ed uno alla testa. È morto così Italo De Lisa, il 22enne operaio della Dance, ucciso da Fabio Di Lello, 35 anni, panificatore ed ex calciatore dilettante, attualmente in stato di fermo nel carcere di Torre Sinello a Vasto. Il responso sulla morte di De Lisa è arrivato al termine dell'autopsia disposta dal PM della Procura di Vasto, Gabriella De Lucia, e condotta all'interno dell'ospedale di Chieti dall'anatomopatologo Pietro Falco. Il medico legale, al termine dell'esame, ha escluso che i colpi siano stati sparati da distanza ravvicinata. Comunque il risultato dell'autopsia sarà confrontato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Via Perth nei pressi della circonvallazione istoniense che mercoledì pomeriggio hanno ripreso tutta la scena davanti al bar Drinkwater. Prima avrò modo di vedere anche il video e quindi di fare questa comparazione con i tramiti intracorporei che abbiamo rilevato in sede di esame interno, certamente potremo concludere con la compatibilità. Un gravissimo trauma cranioencefalico, oltre che addominale, diciamo, quindi una morte rapidissima, quindi insomma non ci sono dubbi. Non ci sono i segni, diciamo, del colpo a bruciapelo e neanche il segno della canna sulla cute, quindi si può escludere una distanza, diciamo, ravvicinata nel senso che ho appena detto, cioè vale dire non è stata appoggiata la canna sulla cute e neanche un colpo a bruciapelo, perché insomma non ci sono questi segni della bruciatura. Nel frattempo emergono nuovi dettagli dall'inchiesta. La pistola calibro 9 con la quale Di Lello ha deciso di farsi giustizia da solo, vendicando la morte della moglie avvenuta il 1° luglio in un incidente stradale provocato dalla vettura di Italo De Lisa, era detenuta legalmente con regolare porto d'armi. Non un particolare secondario, anche perché, come ha dichiarato l'avvocato Cerella, legale di Di Lello, il ragazzo era molto turbato. Si recava spesso nello studio legale per avere notizie dell'inchiesta a carico di De Lisa per omicidio stradale colposo e passava intere giornate davanti alla tomba della moglie, la stessa su cui è andato a deporre la pistola subito dopo l'omicidio prima di costituirsi. Sempre l'avvocato Cerella però ha dichiarato che De Lisa avrebbe provocato più volte Fabio Di Lello con atteggiamenti di sfida, anche se questa circostanza è stata smentita dall'avvocato del re, legale del ragazzo, che invece ha parlato di un clima di odio in città che ha costretto il 22enne a nascondersi facendogli desiderare di marcire in carcere. A Vasto, alcune settimane dopo la morte di Roberta Smargiassi, in una fiaccolata si era chiesta giustizia reiterata anche sui social network, un clima che secondo alcuni avrebbe favorito il gesto di Di Lello. Sullo sfondo comunque ci sarebbe una vera e propria guerra tra famiglie che sia il papà di Roberta Smargiassi che quello di Italo De Lisa provano a stemperare con queste parole. La città ha un solo messaggio, che chiedo perdono a nome di Roberta, perché Roberta questo non lo voleva. Fabio! È un bravissimo ragazzo, non so chi gli ha preso, ma è un bravissimo ragazzo, e lo sarà sempre. Questa storia deve finire, basta quest'astio che c'è, che non è da parte vostra, voglio da dire. Da parte nostra non c'è stato astio, ma neanche da parte sua, non lo so chi gli ha preso ieri, non lo so com'è successo, non lo so. No, non ho parole. Sono mortificato anche per la persona che ha fatto quest'atto osceno, mi dispiace, non lo doveva fare e non ci sono parole. Ora invece passiamo alla cronaca. Tre cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, oltre 700 grammi di cocaina scoperti dai poliziotti a Tollo nel Chietino in una legnaia custodita da due cani. La droga al dettaglio avrebbe fruttato circa 50.000 euro. In manette sono finiti un albanese di 27 anni e due coniugi di nazionalità romena di 46 e 47 anni. Per i due uomini si sono aperte le porte del carcere di Chieti, per la donna invece sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ancora cronaca con un'operazione che è stata denominata Take Away, portata a termine dai carabinieri della compagnia di L'Aquila congiuntamente con quelli delle compagnie di Avezzano e Teramo. Eseguite 9 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti in carcere o agli arresti domiciliari. Le persone arrestate sono coinvolte in un giro di spaccio nei paesi dell'Alta Valle e della Terno. Ci spiega tutto Germana Dorazio.
Si chiama Takeaway, l'operazione antidroga realizzata dai carabinieri dell'Aquila insieme alle compagnie di Avezzano e Teramo, che ha portato a 9 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. L'incontro avveniva solo per il pagamento, dopodiché al cliente veniva svelato il posto dove poteva essere ritirata la droga. Da qui il nome dell'operazione Prendi e Porta Via, Takeaway. Gli arrestati sono 2 aquilani, un uomo e una donna, e 7 albanesi. Sono stati sequestrati nel corso dell'operazione 110 grammi di droga e 4.600 euro provento della vendita. Lo spaccio era concentrato nei paesi dell'Alta Valle dell'Aterno, le zone quelle di Barete, Pizzoli e Paganica. Le indagini sono cominciate da informazioni fornite da una fonte confidenziale riscontrate con delle intercettazioni e degli appostamenti. Il commercio avveniva con SMS criptici con la quantità delle dosi richieste indicate con il numero dei puntini finali. L'incontro appunto avveniva solo per il pagamento e dopo si ritirava la roba. Sono stati 40 i carabinieri impegnati in questa operazione. Venivano cedute piccole dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina da smerciare appunto nell'Interland dell'Alto Aterno, quindi parliamo dei comuni di Pizzoli, Barete, Cagnara Miterno, Montereale e Capitignano. Questi piccoli centri appunto venivano infiltrati da questo sodalizio anche nelle piccole frazioni, rendendo ovviamente molto dando molto allarme sociale alla cittadinanza, sostanzialmente, perché in un piccolo centro anche un singolo spaccio desta molta preoccupazione. Ecco, chi erano gli acquirenti e anche gli spacciatori? Dunque, gli spacciatori erano per lo più persone senza un'occupazione stabile, ma vi erano anche degli operai edili, mentre appunto gli acquirenti erano trasversali, dal professionista allo studente e via via tutta la scala, insomma, sociale. Ancora cronaca su disposizione della Procura della Repubblica di L'Aquila. Domani, presumibilmente a partire dalle 7.30 della mattina, si svolgeranno le operazioni di recupero del relitto dell'elicottero del 118 caduto nella zona di Campo Felice lo scorso 24 gennaio. Il velivolo, molto probabilmente a causa della fitta nebbia, si era schiantato contro un costone di Montecefalone. A bordo c'erano 6 persone, 5 membri dell'equipaggio e uno sciatore romano caricato pochi istanti prima dalla stazione invernale, poiché è rimasto ferito a una gamba. Le 6 persone sono tutte morte sul colpo per i traumi causati dal violento impatto. La prefettura fa sapere che, qualora non completate le operazioni, potrebbero proseguire anche nella giornata di lunedì, in attesa della pianificazione operativa dell'intervento, che presenta aspetti di particolare complessità per la quale sono tuttora in corso sopralluoghi e riunioni operative. Il dispositivo di sicurezza potrebbe comportare l'inibizione all'accesso alle piste di sci da fondo e la contestuale sospensione della circolazione stradale su specifici tratti viari in zona. È in programma per martedì prossimo il Consiglio regionale, che si svolgerà a Pescara, e allora il Movimento 5 Stelle affila le armi e chiede subito una commissione d'inchiesta sull'emergenza. Istituire al più presto una commissione d'inchiesta per fare luce sull'emergenza Abruzzo è il primo punto del documento che il Movimento 5 Stelle sottoporrà all'attenzione del governo D'Alfonso e della maggioranza PD nel prossimo Consiglio regionale, in programma martedì a Pescara, calendarizzato proprio su richiesta dei grillini. Le 200.000 utenze elettriche disalimentate che hanno lasciato a buio a metà gennaio 600.000 abruzzesi per una settimana sono un fatto gravissimo, dicono i rappresentanti regionali e nazionali del Movimento di Beppe Grillo, e per questo motivo al secondo punto del documento ci sono i risarcimenti ai cittadini. Quelli automatici non sono sufficienti, dice Domenico Pettinari. Quindi noi andremo in Consiglio regionale per impegnare con un documento l'amministrazione regionale a fare cosa? Sicuramente a concertare dei risarcimenti danni con le società, dei risarcimenti danni per l'utenza, sicuramente ad tornare sui tavoli che già sono istituiti per legge, a battere i pugni per potenziare la rete, fare manutenzione e fare investimenti, perché ci sono dei tavoli decretati per legge.
C'è poi la questione scuole e vulnerabilità sismica. Per il deputato Gianluca Vacca si è arrivati fuori tempo massimo per mettere in sicurezza gli edifici, un problema conosciuto e discusso da anni. Vacca ha criticato Renzi bollando come una promessa elettorale gli 8 miliardi previsti per l'adeguamento delle scuole e D'Alfonso che solo ora ha messo in campo 30 milioni di euro per le analisi tecniche, sottovalutando il report presentato proprio dal Movimento, secondo cui il 70% degli edifici pubblici sarebbe a rischio sismico. I parlamentari abruzzesi dei 5 Stelle hanno annunciato inoltre la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia chiarezza sulle eventuali responsabilità di Enel e Terna. Non è mancata poi una stoccata al depotenziamento della protezione civile, nonostante il governo abbia applaudito al lavoro fatto nell'emergenza, e al decreto a sostegno delle popolazioni del centro Italia varato ieri mattina ma non ancora reso ufficiale. I fondi sarebbero pochi e mal distribuiti, sia per i redditi bassi che per gli allevatori, e mancherebbero misure adeguate per la dilazione dei versamenti delle tasse. È stato presentato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni il cosiddetto decreto terremoto, ma già l'indomani le polemiche scoppiano per tutti i comuni che sono rimasti fuori dal cratere. Vediamo. Fare oggi una stima è molto difficile perché i danni sono diretti, ma sono quelli indiretti, ma sono anche quelli conseguenti all'evento. Il settore agricolo non è un settore che si può leggere a spot, quindi un momento da A, ma ci sono le ciclicità, c'è l'annualità della cultura agricola e c'è poi il protrarsi degli anni di uno stesso sistema. Le dico semplicemente che soltanto lo stress psicologico che un animale subisce in un evento del genere influisce sulla sua produzione. Quindi, per dire l'ultima cosa, quindi quando possa essere grosso il danno, quindi per i danni diretti, il tempo che ci vorrà per ripristinare le strutture, per riorganizzare gli allevamenti dentro le stalle, per ricostruire tutto il tessuto anche di relazioni con l'esterno, quanto mercato stiamo perdendo, quanti clienti si sono persi. A guardarlo bene, l'idea è, e soprattutto la preoccupazione, che ci siano molti comuni che non siano stati considerati all'interno del cratere, il che significa che il decreto non prevede una tutela per tutti gli esercenti, i commercianti, tutti quelli che sono stati danneggiati in comuni al di fuori di quel cratere. Sembra che questo decreto riguardi esclusivamente i comuni inseriti nel cratere. Il territorio dove sono verificati è molto molto più ampio del problema. Lì sul territorio del cratere le problematiche si sommano, no, a quelle del terremoto, però abbiamo un evento che sicuramente allarga i suoi confini rispetto a quelli individuali. Io però volevo fare una considerazione, se mi è concesso. Io sono molto amareggiato, io non voglio che dovremmo tornare a trattare di queste problematiche la prossima calamità o il prossimo evento. Non voglio che si faccia, mi dispiace che si sia dovuto fare adesso questo decreto e non voglio che si debba rifare la prossima occasione. Io voglio un decreto che si occupi delle aree interne. Attenzione, noi abbiamo fatto, parlo del settore agricolo che poi riguarda tutta l'area interna, abbiamo fatto l'ultima conferenza agraria regionale 20 anni fa. Da 20 anni fa ad oggi le situazioni socio-economiche del mondo e di questa regione che si deve agganciare al mondo sono cambiate. E questo è un estratto della puntata che andrà in onda questa sera alle 21 di Sai in Abruzzo, in cui si è affrontato la questione del dopo terremoto, dopo emergenza neve, e abbiamo parlato di scuole, si è parlato di Confindustria, di Coldiretti, di tutte le associazioni, abbiamo parlato di provincia, insomma questa era la parte dedicata a Coldiretti proprio per un'emergenza che a quanto pare non è compresa nel decreto terremoto. Cambiamo argomento, via libera da parte della giunta regionale al riaccertamento dei residui 2014 alle proposte di legge sul rendiconto generale per l'esercizio commerciale per l'esercizio finanziario 2014, che registra una diminuzione del disavanzo di amministrazione di quasi 50 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Il dato accertato si attesta a 721 milioni di euro a fronte dei 770 evidenziati nel rendiconto 2013.
licenziato ieri dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale e nei prossimi giorni arriverà in aula per l'approvazione definitiva. Nella cifra sono ricompresi anche gli accantonamenti pari a 170 milioni per il fondo anticipazione di liquidità per il settore sanità utilizzato per il pagamento dei fornitori delle ASL. L'approvazione del rendiconto in giunta è stato preceduto da un lavoro di riaccertamento ordinario dei residui che ha portato alla cancellazione di 109 milioni di euro di residui attivi e 85 milioni di residui passivi. Il documento contabile ora passerà ai revisori dei conti per l'acquisizione del parere e poi sarà trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la parifica e dopo quest'ultimo passaggio arriverà in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. L'UGL dice di no al femminicidio. Nel corso di un convegno che si è tenuto questa mattina a Pescara si è tornato a parlare di un tema strettamente di attualità, soprattutto guardando la cronaca della nostra regione. Vediamo. Secondo i dati di Istat, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza fisica o sessuale, mentre in Italia sono poco meno di 7 milioni le donne toccate da episodi di violenza nel corso della propria vita, il 31% delle quali in età compresa tra i 16 e i 60 anni. Numeri che restituiscono la portata del fenomeno sociale che nelle forme più gravi ed estreme, purtroppo molto frequenti, sfocia nel cosiddetto femminicidio. A Pescara, nella sala Tinozzi della provincia, l'UGL ha organizzato un convegno che rientra nell'attività più ampia del sindacato denominata Mai Più Sola, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e del sindacato. Molto è stato fatto per arginare il problema, si è detto, soprattutto sotto il profilo degli strumenti in mano alle forze di polizia, ma ancora tanto resta da fare, specialmente dal punto di vista culturale. Sempre i dati, infatti, dicono che solo il 12% delle donne vittime di violenza decidono di denunciare, molto spesso superando sentimenti come la paura e la vergogna. Anche perché la matrice della violenza molto spesso deriva dal retaggio culturale della disuguaglianza tra uomo e donna, oppure dalla ossessione del possesso. Quasi sempre, infatti, i femminicidi avvengono al culmine di una escalation di violenza all'interno del nucleo familiare, il luogo che dovrebbe essere fonte di protezione e di sicurezza, troppo spesso si trasforma in una trappola mortale. Nel 60% dei casi il partner è l'autore dei reati che si scrivono a vario titolo sotto il nome di femminicidio. O noi offriamo dei servizi rendendo consapevoli che le donne soggette a violenza di ogni genere possono usufruire di particolari servizi che noi diamo gratuitamente. E i centri antiviolenza purtroppo la loro esiguità numerica è dovuta anche a una mancanza di fondi. Noi qui abbiamo sulla nostra città il centro ANANC che fa tanto. Oggi non sono potuti intervenire proprio perché hanno tanto lavoro e le donne da aiutare sono prioritarie rispetto al convegno. Per cui sentiamo anche la necessità di attenzionare meglio fasce di popolazione a tutti i livelli, perché bisognerebbe cominciare a educarli da ragazzi. Scuole aperte a Teramo e dopo gli istituti superiori si torna sui banchi anche in 21 scuole comunali ad eccezione delle elementari Noè Lucidi e Risorgimento. Intanto dall'ufficio scolastico arriva l'allarme iscrizioni per il prossimo anno riguardanti alcune scuole cittadine. Ci dice tutto Tania Bonici Castelli. Dopo la riapertura degli istituti superiori a Teramo si torna a lezione anche in 21 scuole comunali. Il problema resta solo per le elementari Noè Lucidi e Risorgimento che necessitano lavori di adeguamento antisismico e per questa ragione gli oltre 600 alunni potrebbero essere spostati momentaneamente nella struttura dello stadio di Piano Daccio. Entrando nelle scuole cittadine si respira oggi un'aria di tranquillità e sicurezza. Anche al convitto delfico, tra gli edifici scolastici più attenzionati dopo gli ultimi terremoti, gli oltre 100 convittori sono tornati a vivere e dormire comodamente nelle proprie stanze. Sono tornato l'altro giorno in convitto, ho trovato una situazione veramente ottima, veramente perfetta. Comunque la struttura non ha presentato danni e così è stato anche per il terremoto di ottobre e il terremoto di agosto. Io ero qui anche durante gli altri due eventi importanti sismici e devo dire comunque la struttura ha retto veramente bene nel migliore dei modi, non ci sono danni e la situazione è sempre sotto controllo da 6 mesi, ci sono esperti che vengono comunque periodicamente a controllare la struttura e la considerano sempre agibile.
Anche al liceo scientifico Delfico, stesso stabile del convitto, oggi le presenze hanno sfiorato il 91% degli studenti che parlano di allarmismo ingiustificato. C'è stata troppa discussione su questa struttura e tutto un allarmismo che in realtà non si doveva creare, visto che da 6 mesi a questa parte c'è un'equipe di studiosi e di ingegneri e di esperti che lavorano, non solo con esami visivi ma con carotaggi ed esami laser, quindi hanno rilevato che la struttura è agibile, non ci sono problemi. La tua famiglia che cosa dice? La mia famiglia è tranquilla, visto che è venuta qui e ha parlato anche, si è trovata con un ingegnere, quindi a casa sono abbastanza tranquilli, visto che i documenti ci sono, quindi non vedo il motivo di tutta questa agitazione. Intanto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo lancia l'allarme iscrizioni per il prossimo anno in tutte le scuole teramane e proroga di 15 giorni la data di scadenza per presentare la domanda. A Teramo le scuole oggi funzionanti sono state controllate e dichiarate sicure, perché dubitarne? E se poi anche il busto marmoreo di Melchiorre Delfico è rimasto perfettamente integro al suo posto, ma perché avere paura? Un progetto unico nel campo musicale è stato presentato all'Aquila e il protagonista è il sassofonista abruzzese Mimmo Malandra. Vediamo. Forse un po' amara su quello che... In occasione dell'uscita sul mercato internazionale del disco Novo Sax, Great Composer for Mimmo, prodotto dalla casa discografica Sterling Records di Stoccolma e sostenuto dalla fondazione Carispac, è stato presentato un progetto più unico che raro nel suo genere, perché raccoglie prime esecuzioni assolute per sassofono soprano scritte da alcuni tra i più grandi compositori italiani per il maestro Mimmo Malandra, sassofonista abruzzese. Per me è una grande soddisfazione innanzitutto, e poi adesso farò dei concerti in giro, andrò a Vienna, presenterò il progetto, farò tante cose. Le difficoltà sono state molteplici, perché comunque c'è uno studio dietro, bisogna lavorare a stretto contatto con tutti i compositori per realizzare qualcosa di buono. Tra i molti compositori che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto ci sono premi Oscar come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, ma anche artisti e maestri di livello internazionale come Sergio Rendine, il promotore del progetto. Un incontro casuale, un ragazzo che voleva conoscermi ad ogni costo, come succede spesso, l'accoglienza così con un po' di educazione di forma, poi sento cosa riusciva a fare con lo strumento questo ragazzo, sono rimasto stregato, ho detto no, assolutamente, questo bisogna aiutarlo. Io ho telefonato a tutti i miei amici compositori importanti, quindi i tre Nobel del cinema, Morricone, Bacalov e Piovani, poi quelli della, diciamo, della musica cosiddetta colta, i miei colleghi diretti, Marco Tutino, Lorenzo Ferrero, Giovanni Solli, ma insomma il massimo di italiano che c'è in questo momento. E qualcuno nicchiava, però io ho avuto la forza sempre di fargli sentire come suonava questo ragazzo e tutti poi sono crollati di fronte alla bravura. E torniamo a parlare dei danni del maltempo. Un comunicato ACA annuncia che a causa di una frana in atto sulla condotta principale adduttrice Tavo Sud a Trosciano di Farindola, nelle prossime ore sarà effettuato l'intervento di riparazione e pertanto nella giornata di oggi si è registrata carenza idrica nelle seguenti località: a Penne nel centro urbano, a Loreto, a Prutino per l'intero territorio, a Picciano nell'intero territorio, Colle Corvino per l'intero territorio, a Pianella nel capoluogo, a Moscufo per l'intero territorio, per Spoltore il centro storico, Villa Santa Maria e Caprara, a Cappelle l'intero territorio, a Monte Silvano Colli nella contrada Macchiano, a Pescara sulla strada Valle Furci, in zone collinari alte come il Colle Innamorati, Via di Sotto, Colle di Mezzo, e si prevede il ripristino a condizioni di normalità nella giornata di domani. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con il Pescara. Il Pescara domani sarà impegnato, dopodomani sarà l'Adriatico Cornacchia impegnato con la Lazio. La partita sarà diretta da Giacomelli di Trieste ed è una gara che potrebbe veder segnare il debutto in bianco-azzurro di Montari. Ci dice tutto Andrea Costantini.
Da un lato la rabbia, condensata tra le altre cose nel comunicato della tifoseria organizzata, diramato prima della gara con la Fiorentina. Dall'altro la rassegnazione, per una stagione che difficilmente la si poteva immaginare così. Sono i due stati d'animo che albergano nella tifoseria biancazzurra dopo la sconfitta beffa nella gara di recupero di due giorni fa, che ha punito oltre misura un Pescara che per una volta aveva giocato non solo con la giusta dose di umiltà, ma anche con una certa attenzione in fase difensiva. Tanto che a condannare il Delfino sono stati due gol di Teio, uno un autentico capolavoro, l'altro a dir poco rocambolesco. Neanche il tempo di digerire l'ennesima delusione, che dopodomani all'Atletico Cornacchia arriverà un'altra big del campionato, la Lazio, con cui c'è una forte rivalità sportiva tra i tifosi, quegli stessi tifosi che con lo suddetto comunicato stampa hanno attaccato squadra e società sotto tutti i profili, hanno invitato la dirigenza a far giocare la squadra con la maglia gialla fino a fine stagione, visto che quella biancazzurra non è onorata, e che a fatica digeriranno un altro tonfo contro una delle principali rivali del campionato. Il difensore Biraghi fa spallucce e prova a guardare avanti. C'è di tutto, però noi siamo concentrati su qual è il nostro obiettivo, noi ci crediamo e noi andiamo avanti. Chi sta con noi viene con noi, chi non sta con noi non possiamo pensare a quello che ci sta intorno. È normale che speriamo che i tifosi, anche se li capiamo, stiano dalla nostra parte, perché per noi è importante, soprattutto in casa. Però noi dobbiamo pensare, andiamo avanti per la nostra strada. Sul fronte formazione il tecnico Oddo spera di riavere Verre, che ha saltato la Fiorentina in extremis. Potrebbe tornare disponibile anche Coda, anche se la coppia Ghiomber-Stendardo ha dato buone garanzie. Ma soprattutto quella con la Lazio sarà la partita di Salle e Muntari. Il centrocampista ghanese non è ancora al 100%, ma ha risolto tutti i problemi burocratici e potrà scendere in campo. Almeno il Delfino conterà su un rinforzo di gennaio. Il mercato di riparazione finora ha contribuito poco e, a proposito, Girardino va verso un altro forfait. Così in avanti ora le certezze sono Caprari e Baybek. La Lazio ha cancellato in settimana il tonfo casalingo col Chievo, con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Nonostante i capricci di mercato, Keita dovrebbe far parte del tridente di Simone Inzaghi con l'ex Immobile e Felipe Anderson. Lulic dovrebbe scalare nel trio mediano con Biglia e Parolo in difesa, da valutare le condizioni di De Vrij. Ed ora la Lega Pro. Nel girone d'andata fu esonerato a pochi giorni dalla partita, questa volta il tecnico del Teramo Zauli potrà sfidare la squadra che ha allenato lo scorso anno, il Sant'Arcangelo, contro i romagnoli. Zauli cerca per la prima volta la vittoria della sua gestione, vediamo. Sogno la vittoria, no, ma io Sant'Arcangelo è stata una parentesi piacevolissima, ho incontrato, oltre ai risultati sportivi, ho incontrato persone ottime, dove ancora oggi è un rapporto splendido, quindi quella è una parentesi calcistica che difficilmente dimenticherò. E adesso arriva questo, in questo momento dove per noi chiaramente è fondamentale cercare di fare la partita migliore possibile per portare a casa 3 punti che ci permetterebbero di riagganciare tante squadre, di trovare autostima in noi stessi, di affrontare quelle successive 15 partite con una autorevolezza diversa, perché oggi chiaramente veniamo dalle ultime 3 partite dove abbiamo fatto veramente regali, perché secondo me abbiamo buttato via veramente la possibilità di fare punti in maniera quasi grottesca, e quindi abbiamo una grande voglia di riconquistare quello che abbiamo perso appunto in queste ultime 3 partite. Le sono arrivati tutti i ragazzi, è stato fatto un giusto mix di esperienza con tanti ragazzi anche più giovani che hanno voglia di fare bene, di confermarsi, di migliorare la propria carriera, quindi a oggi sono sicuramente contento. Poi però è il campo che dà le risposte, e quindi dovrà essere il sottoscritto, dovranno essere i nuovi giocatori, i vecchi giocatori, a migliorare quello che fino ad oggi siamo stati. Però io personalmente del mercato sono contento, anche se chiaramente lo dovremo dimostrare. Io penso che questa squadra abbia ritrovato e abbia trovato col mercato una personalità diversa, quindi io sto allenando questa squadra e mai come mai, neanche nel mio primo periodo, sento questa empatia tra me e la squadra. Poi so benissimo che se chiaramente i risultati non vengono, la società è liberissima di fare il bene, come ha fatto con i portieri, il bene per questa squadra. Ma io oggi sono serenissimo, perché la cosa più importante che sento è l'empatia con i giocatori. È chiaro che tutti poi i risultati faranno la differenza, e tutti noi vogliamo che venga questa grande vittoria di domenica prossima, ma non tanto per la classifica, che è importantissima, ma soprattutto perché la squadra deve credere nel proprio potenzialità che ha.
È stato l'ultimo arrivo in ordine cronologico nel mercato invernale per il Teramo. Il portiere Antonio Narciso arriva dal Gubbio, si giocherà il posto da titolare con Branduani e dopo essere stato presentato ieri, in questo pomeriggio Narciso ha voluto fare delle precisazioni sulla squalifica per omessa denuncia subita nel 2012 e l'ha ascoltato Ania Cantagalli. C'è da raggiungere un obiettivo importante e non ho pensato neanche un minuto a non accettare questa opportunità importante, perché alla fine a Gubbio si è fatto qualcosa di importante, però dopo le cose sono cambiate a livello di gestione. Quindi avevo bisogno, Narciso è uno che ha bisogno di stimoli, ha bisogno di raggiungere obiettivi importanti. Quindi ho preso al volo questa chiamata. E spero che andremo tutti nella stessa direzione, perché alla fine purtroppo c'è quella piccola parentesi che fa parte del passato. Per me è una cosa che rimane lì e purtroppo fa ancora male, però è una cosa morta e sepolta, perché guardo sempre uno che alza la testa e guarda sempre avanti. E entrando in merito, è una squalifica a mio avviso per messa a denuncia, quindi sì, si può sbagliare, però alla fine si capisce l'errore, quindi bisogna trovarsi in una situazione, ecco. Quindi sono carico e ho sempre dimostrato sul campo il mio valore, sono uno che parla poco fuori. E niente, puoi parlare al campo, che alla fine è quello che ti permette di dare le risposte, ecco. Già in gol con il Flaminia, Ettore Padovani si è confermato l'attaccante più in forma dell'Avezzano con la decisiva doppietta sul Sansepolcro. Vediamo. Padovani, un secondo tempo completamente diverso rispetto al primo, forse il tuo gol in apertura ha un po' spianato la strada verso una partita che è complicata anche dal campo, se vogliamo. Sì, sicuramente oggi il campo era impraticabile, dopo i primi 20 minuti non si poteva giocare più e quindi abbiamo fatto fatica. Il secondo tempo abbiamo giocato più all'attacco, sulle respinte, e quindi ci ha favorito un pochettino. Poi il primo gol è venuto proprio su una palla lunga che mi ha favorito, perché l'avversario in velocità era molto più veloce, quindi siamo contenti perché ci servivano i tre punti e abbiamo fatti, gioco, non gioco, serviva quello e siamo tutti contenti. La prima vittoria del 2017, sorpasso sul Vivi Alto Tevere Sansepolcro, adesso si va a Muravera, però per una trasferta la Sardegna non ha portato tanta fortuna all'Avezzano, in questa, perlomeno nel girone di andata. Nel girone d'andata no, infatti ci dovremmo rifare e ci rifaremo sicuramente, perché stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto e speriamo di rifarci domenica, perché andremo lì sicuramente per prendere i tre punti. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.